Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andranik e bentornati su Xenoverse per Aspera d'Astra. L'obiettivo di oggi è sconfiggere il capo palestra di questa fantastica cittadina. È chiaro che ci sono gli spettri in questa città, e fantasmi o spettri comunque sia. E le lapidi ci dicono qualcosa? No, non ci dicono nulla, questi sassi qui neanche, non ci danno oggetti. Ah, questo cos'è il... tipo la torre che troviamo in Diamante e Perla. Sei sempre al sicuro nell'essere, nella casa dell'essere di luce. Bello il pavimento che riflette. Abbiamo allenatori? No, forse è semplicemente una torre, sì, per commemorare i Pokémon caduti. Ma attenzione! Scaracno! Oh madonna ragazzi, questa è tremenda. Mamma, ma perché Drillbur se ne sta sottoterra? Ha usato fosse e si è dimenticato come tornare su? Questa è cattiva. Cioè, potrebbe essere effettivamente come potrebbe ragionare un bambino qualora Pokémon esistessero, ma... Wow. Direi di non perdere d'altro tempo e di andare a cercare dov'è la palestra. È per di qua? Potrebbe darsi. Siamo ancora in città comunque. Attenzione. Sarà lei? Questa presenza occulta è diversa da quelle rilevate finora. Oh, finalmente sei arrivato, Will. Anche tu registri delle strane onde elettromagnetiche? Ah, i Ghostbusters, forse! Ma tu non sei ignito! Ignito? Ma non so leggere. Link, sei un allenatore? Piacere, sono Silvia, il capitano della squadra paranormale di emergenza e tutela territori per roghi e infestazioni. Spettri. Ecco, per l'appunto. Stai cercando il capo palestra Crisante? Vero? Beh, in tal caso non lo troverai qui. Da qualche giorno dei bastardi di nero vestiti hanno bloccato la... Scusami. Vestiti di nero? No, di nero vestiti. Cos'è? Che sei, una poeta? Hanno bloccato l'accesso a varie zone, tra cui la palestra. Ah, quindi quelli che abbiamo visto prima. Quei disgraziati fanno parte del malvagio Team Dimension. Ah, quindi non lo sapeva lei? Sì, infatti. Forse Maurice potrebbe saperne qualcosa. Quel tipo è un geniaccio di primo ordine. Oh, idea, ti va di conoscere i restanti membri della mia squadra? Va bene. Sceriffo Crisante, quindi è uno sceriffo. Beh, sì. Non so perché, ma oggi è la giornata delle ovvietà. Il motivo è presto detto. La nostra combriccola svolge una duplice funzione di tutela della città. Durante il giorno ci occupiamo di eventuali incendi, ma di notte siamo a acchiappafantasmi. E i Ghostbusters, l'ho detto. Un lavoro del genere è essenziale in un posto come Scorpiopoli, costantemente infestato dagli spettri. Vieni in caserma che te li presento, quindi la caserma sarebbe il saloon? Ah. Ah, è questa! Beh, certo, è l'unica segnata con lo spettro, c'è anche il palo per scendere. Hola Link, ti aspettavo! Grazie per l'accoglienza. Benvenuto nella caserma spettri, è da qui che... È da qui che monitoriamo la città per sventare incendi o infestazioni con efficienza. Avevo detto che ti avrei presentato i miei collaboratori. Vieni conmigo. Le camere da letto sono quelle che vorrei vedere prima. Questo è il mio ufficio, non per motivi strani, sia chiaro. Ma attenzione, vedo delle maschere che non... Ah no! Quello è un Pokédex, mi sembrava un cappuccio, tipo... Sai no, com'è? Nel West, i Ku Klux Klan... Non sarà il massimo, ma ci teniamo tutti quanti le onorificenze ottenute dalla squadra. Va bene, questo è Blastoise! O come diceva un vecchio commentatore, Blastoise! È una cosa che molti non sanno. Se avete giocato a Pokémon Stadium, il primissimo, potete capire. Oh, abbiamo altre reference qui sotto. Il braccio di Magmortar, se non sbaglio, quello in alto. Potrei sbagliarmi. Qui abbiamo i pezzi di ricambio. Ehi, biondo! Questo cabron è Saul. Cabron... Sì, vi basta dire che sono muy hermoso. Andiamo a piano di sopra, dove ci sono le stanze? Ah, ma dormite tutti quanti insieme come dei commilitoni. Qui è dove ci concediamo un po' di meritato riposo dopo le nostre missioni. Guarda, c'è Will. Sembra che tu abbia visto un fantasma, Will. Oh, ciao Silvia. Che succede? Lui è come Armin. Sembra una ragazzina, in realtà è un maschio. Anche per il fatto che Armin è stato scambiato per una donna... A un certo punto della storia. Ma non vi spoilerò altro. Sorellona! Nechan? Questo è Link, un allenatore di Pokémon. Wow, sul serio, non ne ho mai visti da queste parti, a parte Saul e Silvia. Devi sapere, Link, che è stato il padre di Will a fondare la Spettri. Dobbiamo tutto a lui. Però papà è venuto a mancare qualche anno fa.
Relatable. Vado un po' di fretta, sapete come vorrei affrontare il capo palestra. Questo è il cuore della caserma. E il vostro cervellone si chiama Maurice, abbiamo già visto prima il nome. Tra le particolarità del nostro Maurice c'è proprio il suo essere di poche parole. Ciò nonostante, la squadra non sarebbe nulla senza il suo lavoro. Ehi Maurice, vuoi almeno degnarci di uno sguardo? Saluta il nostro lui è Link, un allenatore di cui ha fatto la conoscenza nei pressi del Saloon Toro Brado. È in città per sfidare lo sceriffo Crisante, ma uno di quelle reclute del Team Dimension blocca l'ingresso alla palestra una. Ce ne sono quattro. Hola, Moriyama! Perché mi hai chiamato? Spero che per te che sia qualcosa di importante. Cosa succede? Perché questa riunione? Silenzio voi due! Fate parlare Maurice. Capitano, ha registrato uno strano campo elettromagnetico nell'area del Saloon Toro Brado, vero? Beh, sì, ma era una presenza davvero anomala. Se il capitano non fosse entrato in contatto con Link, a quest'ora sarebbe prigioniero dell'ectoplasma del Saloon. Mi sa che ci sta Mimikyu. Sapete? Allora che aspettiamo? Tutti al saloon! Andiamo allora a questo saloon e vediamo che cosa c'è, quale entità ectoplasmatica c'è al suo interno, anche se vorrei un attimino vedere qua fuori. Sì, devo darvi una mano per forza, non è che ho deciso di darvi una mano, devo. Qualcuno mise in giro una voce secondo cui il proprietario aveva un Pokémon, nascondeva un Pokémon mostruoso e la gente incominciò a sparire dal saloon. Bravi. Vabbè, io allora a questo punto girerei tutte quante le stanze e finché non troviamo il Pokémon che ci interessa. Probabilmente di livello 40, a giudicare dai livelli che abbiamo affrontato prima. Dunque, qui si può entrare. Che succede? Ah. Ok. C'è qualcosa che luccica. Chiave Saloon! Quindi la chiave Saloon penso che si usi in una di queste stanze. No. Ah, sì, questa. Bene. Ah, ma non ho taglio io. Non ho taglio. Beh, niente, andiamo di qua. Evol Condensa. Wow. E chiave Saloon, che è quella che apre la porta più grande, forse. Taglio, mi chiedo se lo prendiamo qui o se lo prendiamo. Ah no, quella qua sotto allora. O se lo prendiamo in un'altra città che ho già esplorato. Tra l'altro troviamo un repellente Max in questa stanza e l'ultima chiave che ci serve. Aspetta un po'. No, solo da decorazione quell'oggetto. Mamma mia, che paura. Si è mossa tutta quanta la stanza. Ombre! Saul, che diavolo ti prende? Link, fa presto, abbiamo un problema! Madre de Dios! Tutto d'un tratto quel cabron di Saul ha perso il controllo e si è rivoltato contro. Ma sta fluttuando in aria! Ti sembra normale? Questo è un compito che spetta sottoscritto. Senza offesa, Maurice. Ma sicuramente Link è molto più adatto di te. È un autentico allenatore, dopo tutto. Affermativo, capitano. Nessuno ha una forza paragonabile a Link. Va bene, quindi tocca a me. Protocollo di trasferimento. Caricamento in corso. 10, 40, 70, 90, 100%. Avvio! Oh. Ma perché si è scambiato? Il povero Maurice per salvarti si è lanciato nelle grinfie del Pokémon che ti aveva posseduto. Come? Poi grassone, sì, vabbè. Saul, fatti da parte. O Saul. In italiano è Saul, in inglese è Saul. Vabbè, pare proprio che voglia occuparsene Link. Senti che gem. Ok. Oh, buono drago, flusso drago. Bomba. Bomba, bomba. Chi manda? Metang. Aia, potrebbe essere un problema. Sì, vabbè, qua si è tutto quanto buggato. Wow, quanto gli ho fatto! Tanto! Non me l'aspettavo! Buono! Ah, ora siamo a 40, grande! Ripresa! Oh, cavoli!
Vorrei davvero imparargliela, ma tutte le mosse che ho sono perfette. Fanghiglia anche a lui. Eccellente. Molto facile sta lotta. Wow. Mi sa che hanno riequilibrato un po' con i nuovi aggiornamenti, eh. E Maurice se la dorme. La lotta deve averlo sfiancato, ma non ha fatto nulla. Link, sei stato davvero eccezionale. Ma è ancora presto per cantare vittoria. Quel Pokémon è ancora piede libero. Potrebbe metterci l'uno contro l'altro in ogni momento. Siamo già a meno uno senza il grassone. Morisco, quel bastardo se la vedrà con me. Link, dammi quella chiave! È ora di farla finita con sta farsa, spiritello da quattro soldi. Saul, ma che diavolo ti passa per quella zucca vuota? Non bisogna mai dividersi in situazioni del genere. Qualcuno che ragiona esiste allora. Ehi ragazzi, non lasciatemi qui da solo. Quello messo peggio mi sembra Morisco, poverino. Entro pure io, vai. Non si vede nessun membro della Spettra nei paraggi. Sì. Ok, ho capito che Fantasma vuole farmi prendere una strada precisa, ma bastava dirlo. Ok, cura totale. Andiamo qui sopra. Oh, qui non si può andare. Ok. Ah! Tutto rosso. What? Oh, cabron. Ok. Ora è blu. Dove si è andato a cacciare? Qua sopra? Allora salvo ancora una volta. Non vorrei dover rifare tutto quanto quello che ho già fatto. Sì. Allora è quello vero? Bene. Aspettavo proprio te, Link. Sei tutto un altro livello rispetto a quegli altri. Sorpreso che riesca a parlare? Beh, niente di speciale. Un burattinaio come me è in grado di prendere pieno controllo dei corpi altrui. Sono Hanged, un Pokémon che dimora in questo saloon da ormai troppo tempo. Queste mura fatiscenti mi danno la nausea. Ho bisogno di cambiare aria. La tua presenza però mi incuriosisce molto. Non ho mai incontrato un umano dotato di una tale energia di amore e odio. Sei tu il mio vero obiettivo. Però, devo ammettere che questo corpo ricolmo di rabbia non è poi così male, potrei farci l'abitudine. Questo tizio, nonostante la faccia taraduro, vuole solo dimostrare la sua utilità ai suoi compagni. E è una pedina perfetta per il mio gioco. E ora è il momento di metterti un po' alla prova e vedere fin dove arriva lo spirito di questo biondino. Yeah, guarda con le scarpe fiammeggianti. Oh, sarà facilissimo! Nonché divertente. Quindi Hanged è il Pokémon Xenoverse, probabilmente, che è in questo saloon. Niente, ha perso così, in maniera molto facile. Che botta! Tappetto, sei tu? Fammi indovinare. Mi avevo salvato la ghirba, vero? Assurdo. Sono riuscito a prendere da un ragazzino. D'orgoglio mi ha annebbiato e ho agito senza riflettere. È colpa mia se noi ci troviamo in questa situazione. Non riesco a muovere nemmeno un muscolo. Come se tutta la mia energia mi fosse stata sottratta. Quel maletto deve essere ancora in giro per il saloon. Link, sei solo che possa farcela. Salva Silvia e Will, por favor. Una cosa voglio dirtela. Mi avrai anche sconfitto, ma è più bello resto io. Forza, Link, suonagliela, quel bastardo. Aspetta, mo gliele suono, eh. Lavender Town. Lavender Town, ragazzi, io l'ascolto senza ironia. È un modo di dire che l'ascolto perché mi piace. Hanno messo gli incontri pure qua dentro. Rompe molto l'atmosfera, eh. Oh, bello, salviamo ancora. Boh, non so, vado a caso, eh. Non è che. Allora, voglio prendere anche però gli strumenti. Non è proprio un vero labirinto perché bene o male capisci dove andare. Sì, infatti mi sono già sbagliato. Ma è un toro meccanico. Will!
Oh, eccoti finalmente. Ti va di giocare un po' a nascondino con me? No, chi ti ha detto che mi andava? Bubusette, tua madre, Bubusette, te will. Hola, chico. Te pozza piana. La cosa bella è che YouTube permette di dire le parolacce, però basta che lo specifici quando vai a fare la monetizzazione. Ah, non sei sul toro meccanico, ma io volevo farci un giro. Perché non posso farci un giro? È troppo bello. Uffa. Bubusette, sì, va bene. Sai, sono sempre stato un fifone sin da piccolo. Per aiutarmi a combattere le mie paure, papà mi portava spesso in stamberghe del genere. E solo averlo a fianco faceva sì che la mia inquietudine sparisse. Vedi questo Tauros meccanico? Ogni volta che venivamo qui, papà mi posizionava sopra questo Tauros per farmi distogliere i pensieri dalla paura dei Pokémon Spettro. Ogni volta che ripenso a quei momenti, capisco perché ho deciso di seguire le sue orme. Sì, basta sempre ripetere papà e Tauros. Ma ora se n'è andato. Mi ha lasciato da solo. E io sono rimasto un fifone. Link, prendere possesso del corpo di questo ragazzino è stato piuttosto semplice. Soprattutto perché appena visto il mio aspetto è scoppiato in lacrime. Non sarà paragonabile al biondino, ma sotto queste spoglie mi sento un autentico umano. Sento che potrei abituarmici in fretta. Eliminandoti potrò lasciare questa catapecchia e insediarmi nella società senza destare sospetti. Però ho ancora paura. Ah, la pistola Kidun, i Pokémon bandiera. Sì, quelle bandiere che mettono i giapponesi durante le festività sono delle carpe e stanno a simboleggiare la famiglia, cioè il capofamiglia, la madre e il figlio o più o figli se ne hanno più di uno. Aio! Bomba! E vai, brutto colpo non serviva, ma va bene, ce lo prendiamo, ce lo prendiamo. Non bocchiamo nulla. Oh, un Bulbasaur! Ah, oh, morirà anche lui. Voglio dire, andrà KO. Non muoiono i Pokémon. No, no, no. Solo quelli degli NPC muoiono. NPC, però, quelli che sono già morti, sia chiaro. Sei riuscito a sconfiggermi, ma uscirò di qui con questo corpo ormai mio. No, Anged, questo è il mio corpo, vattene! Cerchi di ribellarti, coniglio? Nessuno è mai riuscito a liberarsi dal mio controllo. Cosa? Scusami? Va bene, gli altri due non contavano prima. Tu non puoi capire. Sarò anche un fifone, un codardo e un incapace nelle lotte Pokémon. Ma se pensavi di buttarmi giù con le tue parole, hai ottenuto il risultato contrario. Io non sono più da solo. La sorellona, Buster, Maurice, Saul e anche Link sono la mia famiglia. Grazie a loro troverò la forza per affrontare le mie paure. Dannazione, la mia influenza si sta affievolendo. Papà mi ha insegnato che non bisogna far leva sull'animo vacillante dei più deboli. Ma ora, la tristezza su cui premevi si è tramutata in voglia di combattere. Lo spirito della Spettri si è infiammato! Non hai più risorse, Hanged, vieni dal mio corpo! Bravo. È tutto finito. Link, grazie. Grazie di cuore. Ti prego, salva la sorellona e sconfiggi quel mostro. Tu che fai qui? Meglio lasciarlo riposare. Va bene, giocheremo ancora a nascondino? O il tempo dei giochi è finito? Agosto, neanche più un cliente da mesi. Voi che in futuro leggerete tra le pagine di questo diario ho un'unica volontà a tramandarvi. Proteggete la boccetta della lacrima nera, conservata segretamente a piano terra. È l'anima di un Pokémon creato tutto per difendere me e la mia amata città. Addio. Firmato, Cempa. È alla fine del diario, sì, molte pagine ha scritto tra l'altro. Dobbiamo quindi trovare una boccetta. Ok, a piano terra. A piano terra? Ma non c'era niente a piano terra. Ah, forse è dietro il bancone. Attenzione! Molto bene, Link. Ti stavo aspettando. Finora sei riuscito a umiliarmi, ma ora è il momento della mia vendetta. Sorpreso? Come vedi posso manovrare simultaneamente questi corpi perché uniti da un profondo legame. Credo di aver proprio fatto centro con questa ragazza. Ha
ha un'intelligenza paragonabile a quella del ciccione. Un'esperienza al pari del biondino e infine non manca di spirito di rivalsa come il bamboccio. Fine dei giochi, cowboy. Hanged, il sovrano di questo saloon, te la farà pagare cara. Forte! Bella lì, il mugshot. Allora, vediamo un po' di darci da fare. Lusso drago. Capocciata fa male! Se mi colpisce. Bella non è. Flusso drago gli fa poco. Anche con 5 hit, però arriviamo a metà vita. Ah, 3. Drago Spear è necessario. Ah, non mi ha fatto molto. Capocciata è tipo normale? Sì, perché zuccata è tipo roccia. Cosa? Perché mai? Vabbè, abbassa di nuovo il capo, ok. Tra l'altro quel Blastoise ha... è uno sprite a parte perché ha la cicatrice. Quindi hanno fatto uno sprite a parte per quel Blastoise proprio. In lotta, wow, bello. Non è possibile che abbia perso pur manipolando due corpi. Dannato moccioso. Mi impadronirò definitivamente di te. Non credo proprio, amico. Puoi dirlo forte, Saul. Non sempre servono le parole. Dove prima vedertela con noi, non ti lasceremo Link tanto facilmente. Cosa credete di fare? Vi ho già messo a tacere una volta e potrà rifarlo in ogni momento. Hai ragione, Hanged. Ci hai già sconfitti, ma quella volta eravamo soli. Stavolta è diverso. Noi ti affronteremo tutti insieme. La mia energia sta svanendo. Forza, ragazzi! Mettiamoci tutta per la sorellona e Buster! Maledetti esseri umani! Ello. Sorellona, come ti senti? Oh, Chicos, siete sani e salvi, ma cos'è successo? Hai lasciato che quel Hanged prendesse possesso del tuo corpo come un idiota. Per tua fortuna io, Maurice, Will e Link abbiamo concesso per le feste quel buffone. Come mi hai chiamata, Saul? Ripetilo se ne hai il coraggio. Ti hai detto idiota. Anche se hai ragione. Quel Pokémon non ci ha messo nulla a impadronirsi di me. È la prima volta che ridi di una mia battuta, Silvia. Non ti starei mica innamorando di me. Ma taci, sbruffone. E dai, quanto la fai difficile. Link, grazie davvero dell'aiuto. Quello dovrebbe essere il reale aspetto di Hanged. Beh. Allora cosa aspettiamo a farlo fuori? Aspera, Saul, ho un'idea. Ora che abbiamo prosciugato Hanged di quasi tutte le sue forze, non rappresenta più un pericolo. Link, in quanto allenatore, spetta a te decidere se sconfiggere o catturare questo Pokémon. Mi sembra giusto. Allora noi andiamo, Link. Ricorda di passare dalla caserma quando avrai finito qui. Una promessa è una promessa e noi non dimenticheremo ciò che hai fatto per noi oggi. Hasta fuego. Hasta fuego? Penso fosse un gioco di parole. Spero. Non è un Pokémon spe... Non è un Pokémon Xenoverse, voglio dire, non Spettro. Boh, proviamo un po' a fargli un po' di male. Vediamo quanto ci prende. Perfetto! Un roll normale credo di aver avuto, eh. Ne avrò la conferma ora. Dato che è un Pokémon normale, potrei anche prenderlo. La Cosmo Ball. Ah, ok, Pokémon che evolvono con una pietra lunare. Oddio, sono passati 2 turni. Ma Minor Ball. Pokémon di livello inferiore, ma relativo. Se sono 2 livelli, non funziona per, manco per sbaglio. Senti, ogni volta è 3 tick, al terzo ti liberi, entra e basta. Palla finita. Oh, e allora, ci voleva tanto. Oh. Vediamo un po'. Psicospettro, mi piace. Controlla umani e Pokémon tramite i suoi filamenti e assorbendone l'energia vitale, li lascia come gusci vuoti senza anima. Metti squa... Vabbè, soprannome. Hanged Man. Uomo appeso. Tanto è quello il significato del suo nome, Hanged. Ah, attenzione. Tetramuleto che serve a far evolvere i Pokémon tramite
Scambio, sì, che tengo un oggetto, eccetera, eccetera. Ah! Eccolo allora! Da qui si può passare! Ah! L'auto nero, attenzione, c'è un'altra stanzina qua dietro. Ah, mandiamoci Shulong, bene. Shulong piccolino ancora, ovviamente. Ah, ho capito, bene, bene, bene. Ho capito dove ci... praticamente quando compaiono le fiammelle, indica dove possiamo e non possiamo andare. Ok. Va bene, ho capito. Lo sapevo, lo sapevo. Provo ad andare qui. Ah, eccolo. Vai, vediamo un po'. Dove c'è lo scherzone? Ah, quindi devo continuare per forza sopra. Ok. Va bene. Quindi da qui continuiamo qui sopra così, ok. E poi scendiamo qui, ovviamente. E c'è il tesoro. Update Ombra. Però una cosa mi fa strano, non abbiamo trovato quello che il padrone ci ha detto di avere, la lacrima nera, cos'era? Perché Update Ombra che c'entra? Non era quello che c'era scritto nel diario. Eccola! La boccetta della lacrima nera. Spostandola si apre un passaggio. Attenzione. Scendiamo nelle tenebre? No, è un'ombra. Cosa la proietterà? Non lo so. Se non compare. In genere Pokémon Ombra e Marshadow. Se non compare, può essere che non è ancora il momento. Perché cos'altro potrebbe essere se no? Vorrei un attimino, prima di concludere l'episodio, chiedere a quelli della caserma di aiutarmi a mandare via i tipi del Team Dimension, almeno ce la sbrighiamo. Salve! Come promesso, Maurice ha messo a punto un aggeggio per togliere dai piedi quelle reclute. Affermativo! Ho sfruttato l'elettrococcola del mio Pikachu per provocare un cortocircuito in quei robot. Chiaramente quelle reclute hanno scacciato il mio Pokémon, ma è piano andato a buon fine. Per farla breve, è come se ora Pikachu e la recluta fossero collegati da un filo invisibile. Con i dati ricavati dall'elettricità condivisa, ho creato un controsistema in grado di manovrarle. Premendo il tasto di questo telecomando, genererò segnali elettromagnetici captabili da quei dispositivi. E allora cosa aspetti? Premilo subito. Ah, è qui. Salve! Buzz, credi che con qualche modifica qua e là questo robot possa tornarci utile? Affermativo! Mettere mano su un sistema così ben progettato sarebbe davvero un piacere. Forse dovremmo trovarti un nome. Quella sigla sul collo, Revo. Che ne dici di Revolver, ragazzi? Suena muy bien, non credi, Link? E Revolver sia. Bene, ragazzi, allora direi di andarci a curare. Addio, curare Pokémon mi sa che non serve perché, sì, li ho curati là dentro per qualche strana ragione. Pagando. Ma va bene. Ah, la palestra è questa! Ah, è il Purgatorio! Alle calcagna del crimine come un'ombra. Allenatori certificati zero. Potremmo essere i primi. Bene, ragazzi, allora per questo video è tutto. Wow. Ne abbiamo passate davvero tante, è stato davvero un piacere giocare questo episodio. Xenoverse è davvero una perla per quanto riguarda un fan-made Pokémon, ma gli encounter rate sono la cosa peggiore che ho incontrato finora. Anche se fino ad ora è una delle pochissime pecche che ho trovato in questo gioco, quindi... Allora, ogni modo, ragazzi, come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Xenoverse. In descrizione trovate sempre il link per Instagram e lo shoutout lo faccio dare a YouTube Start Game, come sempre. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!